Teleiri della casa del basket lo conferma anche stasera, presenza a San Marcellino per la quinta giornata del girone B di Serie B. La Fiorentina Basket ospita una grande squadra di questo campionato di Serie B, una nobile decaduta, la chiamavano un po' di tempo fa, ovvero la GSA Udine. Direi questa partita è iniziata in modo molto convulso. Ora ci sono i primi due punti della Fiorentina Basket. I primi punti per la Fiorentina sono targati Caroli, mentre i primi tre punti sono per Udine, sono targati Manuel Vanuzzo, sono un tiro da tre punti, piedi per terra. Nell'angolo Castelli, uno contro uno con Marusic, che va a terra, poi il pallone finisce nelle mani di Riccardo Truccolo, bomba. Si butta dentro Marchetti, va a cercare qualcuno nell'angolo, però il pallone viene perso e recuperato da un'ottima difesa di Emanuele Di Giacomo. Touré si butta dentro, poi il palleggio arresto e tiro all'altezza del tiro libero. Time out per Lino Lardo, primi punti per Touré. Truccolo, passaggio lob per Poltroneri, tiro da tre punti dall'angolo di Poltroneri, è sbagliato questa volta da Vanuzzo, il rimbalzo è Di Giacomo. Touré va nell'angolo da Marusic, altro tiro da tre punti regalato con piedi per terra, fa canestro Marusic. Schema a giro per l'ex giocatore di Treviso. Dall'angolo Truccolo prova il tiro da tre punti, bomba di Truccolo, pasticcia Udine però a grande mira dalla distanza. A grande mira dalla distanza e finora Riccardo Castelli non è entrato in partita. Castelli ancora va inconsegnato da Pinton, fuori per Vanuzzo che va a cercare nell'angolo Castelli per due punti facilissimi, più 10 Udine non amen. Nuovamente a meno 11, 24 a 13, più 11 per la GSA. Poltroneri va a cercare sul perimetro Castelli, che si alza con mano morbidissima dalla lunga distanza. Altro canestro e massimo vantaggio aggiornato a più 14. Poltroneri, troppo spazio per palleggiare, prendere e tirare da tre punti, tutto troppo facile. No, troppo facile. Non si può lasciare un tiratore del genere prendere tutto il tempo del mondo per tirare e fra l'altro passare dietro al blocco. Una squadra che dopo la vittoria iniziale ha inanellato tre sconfitte consecutive. Vanuzzo pick and roll con Pinton, si alza da tre punti Pinton, fa canestro anche fuori equilibrio, così più 20 chapeau. Touré si butta dentro, canestro e fallo di Touré, che è veramente il giocatore che non molla mai e cerca di dare la scossa anche in questa situazione. Possibile gioco da tre punti per il giocatore viola. Uno contro uno di Touré che si butta dentro, supera di slancio Nobile, appoggia altri due punti, è Touré contro Udine. Touré prova il tiro da tre punti, Touré, questo invece è morbido come la seta. Tre punti e time out Lardo, che rivede spuntare a meno 15 la Fiorentina, trascinata da Touré. 4:54 da giocare nel secondo quarto, altra mini pausa per noi. Pinton si butta dentro, canestro e fallo per Pinton, che insieme a Vanuzzo sta decidendo questa partita. Sì, purtroppo è più 20 perché era un canestro da tre punti. Beh, che dire, a questo punto è necessario non forzare questi tipi di tiri, anche se ora Giampaoli fa canestro, ma concettualmente era un tiro sbagliatissimo. Schiacciato a terra per Vanuzzo, circola per linee esterne il pallone, là sotto è bravissimo Poltroneri a ricevere e in rovesciata ridare il più bene. Sì, capito, Poltroneri può tirare da tre uscendo dai blocchi, può farsi trovare spalle a canestro uscendo da un blocco sotto canestro, molto difficile, molto difficile. Truccolo Giampaoli è bravo in questo caso a prendere l'intercetto. Marusic poi nel tentativo di schiacciare combina un mezzo pasticcio, anzi facciamo intero pasticcio. Intero pasticcio, sì. Di Kerrolle in arrivo con Marusic, anzi no, iniziativa con un quarto di campo per l'isolamento di Touré, che dondola un po' e poi dopo fa canestro. Castelli ruba il pallone a Di Giacomo e va a schiacciare
due punti del più 24, forse su questa schiacciata la partita era già finita per me, ma diciamo c'è il punto esclamativo. Sbaglia Touré, il rimbalzo è di Vignali, controllato il rimbalzo lungo da Ferrari, poi doppio tecnico per Vignali ed espulsione. No, allora, il problema è che quando sei sotto di un passivo così ampio, la prima cosa da fare è non perdere la testa, perché altrimenti metti in difficoltà tutti i tuoi compagni di squadra. Quindi lo spirito di gruppo che era stato così premiante e così apprezzato da coach Salieri e da tutti i commentatori, anche da te Niccolò, insomma, su Firenze Basket Blog, in questo momento sta venendo meno, e questo non va bene, non va assolutamente bene, perché c'è tutto un campionato davanti, quindi l'esempio non può essere questo. Aggiorniamo il punteggio 37-70, più 33 per Udine, partita conclusa, rimarrà un ultimo quarto di totale garbage time. Prendiamo un sorso di acqua, un respiro e poi andiamo con gli ultimi 10 minuti, sempre da San Marcellino. Pick and roll fra Pinton e Maran, Marchetti va fuori da Castelli, che si alza con il tiro da tre punti di Riccardo Castelli, bomba dopo il time out, proprio a segnalare anche l'attenzione che Lardo vuole che Udine ritrovi. Caroli si butta dentro, consegnando poi letteralmente il pallone a Norbedo. Lasagni va a stoppare Norbedo, che voleva prendersi anche le due punti. Finisce dunque a San Marcellino sul 56-91, più 35 per Udine, che ha dominato in lungo e largo la partita. Quarta sconfitta consecutiva per la Fiorentina Basket. Ringrazio Marco Bracci. Ringrazio te Niccolò e tutti i telespettatori di Teleiride. Da Niccolò Casalzoli un saluto da San Marcellino. Teleiride rimane la TV del basket.